tutti i lettori della Voce di Asti, innanzitutto ci tengo a ringraziare Elisabetta per la splendida opportunità di questa intervista, di questa bella chiacchierata. Spero che la mia storia sia di ispirazione per quante più persone possibili, sia per quelle persone che sentono di vivere in un corpo che non sentono loro, perché io in primis so cosa vuol dire, e credetemi, la soluzione esiste. Anche quando tutto sembra andare contro, che sembra che non ci sia una via d'uscita, ragazzi, la soluzione c'è. E spero anche per tutti quei giovani ragazzi che hanno un sogno nel cassetto, che vogliono realizzare qualcosa. Sembra una frase fatta, ma credetemi, se avete la resilienza di andare avanti, di non arrendervi al primo ostacolo e perseverate nei vostri obiettivi, credetemi, qualsiasi sogno è realizzabile, qualsiasi. Io in primis credevo fosse una frase fatta tanto per, ma ho scoperto poi con la mia professione che in realtà questo è vero ed è l'unica cosa che conta. Quindi ripeto, spero che la mia storia sia di vostro gradimento e rinnovo ancora i saluti a voi e a tutta la redazione della Voce di Asti.